Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi faccio un video un po' più strano del solito, che non l'ho mai fatto, e se l'ho fatto era inerente solamente a una borsa. È il video di come ho modificato delle cose. Per la precisione, due magliette. Le magliette che io uso a casa, che mi ci trovo abbastanza bene. Una è questa maglietta qui, con questa scritta qua davanti, e vedete che qui ha un inserto blu, perché questo inserto blu era una canottiera di Terranova. Dato che era totalmente bucata in alcune parti, e questa maglietta, diciamo, è ancora in buono stato da può essere utilizzata, e dato che era parecchio scollata e dovevo portare sotto una canottiera o un reggiseno a fascia, e la cosa non mi andava, perché comunque, stando a casa, chi è che vorrebbe stare con il reggiseno? Allora, prendo queste due magliette, questa maglietta, questa canottiera blu, ho deciso di aggiungere questo inserto qui, che copre letteralmente il décolleté qui, il seno, perché le arrivava proprio a paro del seno e si vedeva tutto il seno. Quindi manco per dormire la potevo mettere, quindi ho deciso di fare questo inserto così. Dentro l'ho cucita così. Non fate caso all'imbastitura, perché ancora la devo levare. E qui ci sta questo risvoltino qua, che si vede, è abbastanza carino. Comunque la uso, dato che è abbastanza larga, la utilizzo come pigiama sotto un pantaloncino corto, uno shorts. Erano tipo 2 anni che dovevo fare questo lavoro, ma non trovo mai una maglietta da diciamo, ad abbinarci. Sempre con la canottiera blu, io avevo questa maglietta che io, dopo a un certo punto, ho levato le maniche, perché mi sono letteralmente strette le maniche. Ho levato le maniche e io, come al solito, ho fili dappertutto, perché non levo mai i fili. Anche questa, con il discorso che non mi andava di buttarla, ho messo gli inserti qua sul laterale, anche se all'inizio volevo levare la parte davanti, che non mi piaceva, però dopo, infatti vedete delle strisce verdognole, però dopo ho pensato, invece di smontare una maglietta nera che avevo e che mi comunque mi piace, metto poco ma che mi piace, dato che avevo questo avanzo di blu, ho deciso di inserirla sia di qua che di qua, con una cosa che ho dovuto fare i cugni, perché sennò qui era abbastanza ampio. Vabbè, un cugno non fa mai male, e questo è il risultato. Vi faccio vedere la maglietta indossata come viene, e mi sta abbastanza bene, perché stava abbastanza stretta, quindi è un po' abbondantina, quindi la cosa non mi dispiace affatto. Scusate, ma ho squillato il telefono di mia madre, ma niente di importante. Allora, di questa abbiamo parlato abbastanza. Più inoltre, sempre da un paio d'anni dovevo aggiustare questi shorts, che stanno al contrario normalmente, come sempre d'altronde. Io non vado in giro con i shorts neanche dentro casa, quindi li uso come pigiama. Ho questi qua rosa, e ce l'ho uguali identici blu o celesti, dipende da come si interpreta il colore. E uno bianco, però non è di questo stoffo, questo è sintetico, quell'altro è di cotone, quello bianco. E ho tappato questo buco, o meglio, questo era cucito tutto insieme, però si è strappato, e per allargare poco poco ho deciso di far vedere questo tessuto. Non ho trovato niente a casa di questo colore, perché quello di questo colore l'ho utilizzato per aggiustare un'altra cosa di una signora, dato che questa è roba mia, come viene viene, e ho messo questa toppa, e ho tappato il buco qui sotto, e in questa maniera. Non fate caso alle cuciture, perché comunque è un prodotto che comunque è un capo d'abbigliamento che uso, utilizzo per dormire dentro casa, quindi
va più che bene e basta. Queste sono le tre cose che io ho modificato. Spero che questo video racconto di come modifico la roba vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima settimana, sempre se riesco a registrare quel video in cui parlo del perché ho lasciato il progetto dell'astuccio. Ciao!